Allora, era la festa della Trebbiatura, la scuola, l'Istituto Professionale per l'Agricoltura, 29 e 30 giugno. Che cos'è questa iniziativa? Allora, questa potremmo dire che è una scusa per riunirci, per stare qui assieme, per discutere, per riappropriarci anche di un pezzo di territorio del comune di Frosinone che spesso viene, come dire, ignorato, dimenticato e minacciato, devo dire. Basterebbe fare una carrellata con la macchina da presa qui intorno e vedere come il cemento accerchi ormai questa piccola oasi agricola che è l'azienda agraria della scuola dell'Istituto Agrario di Frosinone. E quindi io vorrei che i miei concittadini, gli abitanti di Frosinone, come dire, utilizzassero questo territorio come loro e provassero anche a viverlo in quello che è un parco tematico agricolo sostanzialmente. Quindi siamo qui con i nostri cancelli aperti, le porte aperte, a far vedere animali, tecniche di coltivazione e quant'altro, anche ai bambini e ai vecchi. Ma c'è sempre l'azienda agricola legata alla scuola, c'è sempre stata o è stata ripristinata solo negli ultimi tempi? L'azienda agricola c'è sempre stata, purtroppo, come dire, è stata a volte abbandonata o non valorizzata a sufficienza. Adesso non voglio assolutamente dire che ci sia stata una svolta, però è mia ferma intenzione affinché questa svolta ci sia. E dal punto di vista del rapporto con i ragazzi, quanto vale avere l'azienda agricola? I ragazzi nell'azienda agricola, noi abbiamo studenti del professionale per l'agricoltura, nell'azienda agricola hanno modo di mostrare una delle tante forme che l'intelligenza ha. In questi giorni ripetevo a degli amici che nelle mani, molto spesso, nell'espressività delle mani, nella capacità delle mani, si nasconde una forma di intelligenza che andrebbe assolutamente rivalorizzata e riscoperta. Qualcosa che somiglia anche all'arte, non a caso si parla di artigianato. I nostri ragazzi in questo sono bravissimi, magari fanno ancora qualche errore di ortografia, magari non conoscono bene i teoremi di matematica, però con le mani sanno veramente parlare e far parlare il cervello. Tante volte le scuole professionali a Frosinone vengono descritte come scuole difficili, scuole. Invece tutte le volte che parliamo con te ne traiamo invece una diversa, appunto, immagine, che è quella dei ragazzi che comunque esprimono delle cose, fanno qualcosa, soprattutto anche dopo, una volta finita la scuola, hanno uno spiraglio, una possibilità. Sì, guarda, la scuola professionale, ovviamente continuiamo a chiamarla così, no? Anche se poi le ultime riforme l'hanno voluta un po' scempiare e purtroppo ridurre a veri e propri apprendistati. Noi corriamo questo rischio sostanzialmente, insomma, che la scuola professionale, la vecchia scuola professionale, somigli sempre di più alle vecchie scuole di apprendistato o di formazione professionale che tutti conosciamo anche come capacità formativa. E la scuola professionale deve difendersi da questi attacchi. La scuola professionale aveva un compito importante nella nostra società, formava delle professioni, si chiama così, quindi non formava semplicemente delle manovolanze. Purtroppo qualcuno vuole che da queste scuole esca della manovolanza. Noi vogliamo che da questa scuola escano delle professioni, nella fattispecie le professioni agricole. Proprio in questi giorni, ecco un'anteprima, la do a te Paolo, in questi giorni stiamo lavorando per la costituzione di una cooperativa di ex studenti del professionale che possano assolvere una serie di lavori nella nostra agricoltura dimenticata e quindi trovare anche una prima possibilità di impiego. Probabilmente già a settembre, questo primo autunno, vedrà la luce la nascita di questa cooperativa con un numero di ragazzi diplomati, ex diplomati, che avranno modo anche di impegnarsi in lavori e in esecuzione di lavori nelle nostre campagne. Le nostre campagne molto spesso, Paolo, sono abbandonate perché, adesso il discorso sarebbe lungo, insomma, vittime della polverizzazione fondiaria, nessuno ha mai pensato ovviamente a un riordino fondiario, e ci sono piccoli appezzamenti dove si fa un'agricoltura eroica, qualche vecchietto si ostina a coltivare la sua pianta d'olivo, la sua vigna, però il destino purtroppo è segnato, l'abbandono totale. E molto spesso questo abbandono totale è legato alla mancanza di forza lavoro, e quindi noi vorremmo anche fornire questa possibilità a chi vuole continuare a coltivare la propria piccola azienda, il proprio piccolo appezzamento di terra, fornire la possibilità di avere ragazzi disposti e capaci di farlo. Io ho vissuto da lontano questa, però seguendo alcune delle tue indicazioni in questi mesi,
il fatto che tu ti sia impegnato così tanto è dovuto al tuo ruolo istituzionale, ovviamente è una battuta, oppure a una visione diversa di quello che potrebbe essere la nostra realtà, il nostro territorio, oppure ancora a un'idea che, come dire, non c'è domani senza questo tipo di approccio alla nostra realtà, all'agricoltura, alla nostra, alla coincidenza tra produzione e riproduzione della vita? Ma sì, diciamo il mio ruolo di professore principalmente, io faccio quello in questa scuola, sono un docente di questa scuola, forse è importante, perché no, perché per usare un luogo comune, no, io cerco di fare l'educatore prima di tutto, no? E quindi per insegnare, diceva qualcuno, è facile, basta sapere, per educare bisogna essere, è una cosa un po' più complicata, quindi io cerco di essere, cioè di portare dentro il mio lavoro tutto il mio essere, tutto il mio modo di pensare, il mio modo di vedere le cose, compreso, ecco, difendere magari un piccolo pezzo di terra che a qualcuno può sembrare niente, ma in una realtà come Frosinone a volte può valere una battaglia e può valere anche una strenua difesa contro poteri a volte palesi, a volte occulti. Insomma, chiunque di noi a Frosinone in questi anni ha lavorato nella politica sa quanto su piccole cose sono condotte le grandi battaglie, a volte si è persa, a volte si è vinto, però insomma la battaglia meritava di essere combattuta. Sicuramente. L'ultimo aspetto, l'approccio nuovo alla politica può essere questo, una rideterminare anche il proprio modello di vita, la propria esistenza su elementi differenti da quelli che avevamo creduto fino a poco tempo fa? Sì, anche questo, non so, abbiamo fatto percorsi comuni, no? con te che mi intervisti, e quindi di me sai tutto, ma chi non mi conosce, ecco, saluto un amico che arriva a piedi, lupus in favola, se ti giri puoi vedere anche chi viene, chi sta arrivando. il nostro amico Ivan De Santis, con cui abbiamo condotto tante battaglie davvero assieme da questo punto di vista ecologico e ambientale. No, dicevo, sì, questa cosa del pensare globalmente, agire localmente, no? Si dice sempre, poi magari uno se lo dimentica e non riesce neanche a farlo, eccetto alcune eccezioni. Adesso tu ne sei un esempio, ovviamente, quindi sai bene di cosa, però altri continuano a pensare globalmente, a cercare di agire globalmente, cioè pensando che tutto si possa risolvere in un salotto con una bella discussione, una bella chiacchierata, e poi dimenticare che intorno a sé sono piccoli problemi che vanno risolti. Cosa c'entra la nuova politica? Non lo so. So che io ho bisogno di sentirmi le persone vicino in questo momento, vicine sui temi anche quotidiani, e quindi imparo a valutare le persone per le mille forme di intelligenza che la natura ci ha dotato, che sono quelle intellettive, quelle espressive, quelle artistiche, quelle manuali, quelle atletiche, no? Sono tutte forme di intelligenza che la natura ci ha dotato, e ognuno le esplica nel modo in cui è capace e sa. Grazie Lorenzo. Grazie Paolo.